Ti sei mai chiesto perché le cellule del nostro organismo muoiono e quindi noi col passare del tempo invecchiamo? Se solo conoscessimo i meccanismi sottostanti, potremmo imparare ad intervenire e ridurre questo invecchiamento. Con questa cosa potremmo ottenere due risultati positivi. Da una parte un beneficio estetico. Rallentando l'invecchiamento, anche il tuo aspetto sarebbe più giovanile e più bello. E dall'altra di tipo di salute, perché rallentando l'invecchiamento soffriremo molto meno di patologie autoimmuni o legate all'invecchiamento e quindi vivremo una vita più sana e più a lungo. Alma Fisio, curare, non trattare. C'è un meccanismo biologico e scientificamente provato che ci spiega il come mai invecchiamo e come mai le cellule muoiono. All'interno di ogni cellula, nel nostro organismo, c'è del DNA che alla fine ha delle sequenze che vengono chiamate telomeri. Col passare del tempo e con la duplicazione cellulare, i telomeri diminuiscono e sono proprio l'indice della salute di una cellula, della riproduttibilità e del tempo di invecchiamento di quella cellula. Quando nasci hai un certo numero di telomeri che col passare del tempo vengono ridotti e diminuiti, fino ad arrivare a una soglia critica superata la quale si iniziano ad avere malattie e problemi. Le domande a cui tutti vorremmo quindi avere una risposta sono due. La prima è: come faccio a rallentare la perdita dei telomeri? E la seconda sarà: quali meccanismi posso usare per prolungare il numero di telomeri, per aumentare il numero di telomeri? Se pensiamo anche da un punto di vista estetico alle proposte che abbiamo adesso, spesso ci sono delle proposte che cambiano la nostra estetica, ma lavorano anche per ridurre la nostra salute. Interventi chirurgici o tutto quello che riguarda appunto il cambiamento del tuo aspetto fisico hanno comunque delle conseguenze negative sulla tua salute. Con questo video invece andremo a parlare di quei meccanismi che non solo ti daranno delle vantaggi estetici, ma anche di salute. Tieni presente che una persona a 30-35 anni ha all'incirca 7.000-7.500 telomeri. Questo numero scende a 65 anni a 4.000-4.500 e questa è più o meno la soglia critica per iniziare a sviluppare problematiche croniche, patologie irreversibili e una degenerazione dei tessuti che porta poi a malattie. Sono tre i principali processi dovuti all'invecchiamento. Il primo è dovuto all'infiammazione dei tessuti e alla risposta del sistema immunitario. Questa infiammazione dei tessuti è determinata dalla tua alimentazione e dal tipo di alimentazione che hai. Ci sono sostanze che infiammano l'intestino, ci sono sostanze che lo irritano e permettono ad altre sostanze nocive e tossiche di entrare nell'organismo e di infiammarlo in maniera generale e acidificarlo. Il secondo meccanismo è legato all'ossidazione. L'ossidazione è un processo che porta alla generazione di radicali liberi e che portano quindi a un precoce invecchiamento. Per questo a livello estetico è molto comune che ti propongano delle sostanze o dei prodotti antiossidanti per cercare in tutti i modi di ridurre al minimo l'ossidazione. Nonostante questo, puoi benissimo provare a utilizzare un sistema interno antiossidativo piuttosto che continuare a digerire alimenti o sostanze esterne per antiossidarti. Il terzo meccanismo alla base dell'invecchiamento è la disidratazione. E la disidratazione è un meccanismo a circolo vizioso, perché più passano gli anni e più una persona dovrebbe aumentare l'ingestione di fluidi, ma invece finisce per sentire sempre di meno la sensazione di sete e beve sempre di meno. Bevendo sempre di meno i tessuti si disidratano, invecchi più facilmente e ti abitui a bere sempre di meno e a sentire sempre meno la necessità di bere. Avendo un organismo che è composto per almeno il 70% di acqua, è necessario invece introdurre abbondanti quantità di acqua sia attraverso i cibi sia attraverso proprio dei bicchieri di acqua da bere. Come possiamo quindi evitare questi processi e far sì che i telomeri non si riducano, ma anzi aumentino? Il primo passo, il primo fattore che influenza l'accorciamento dei telomeri è lo stress.
E quando parlo di stress non voglio parlare di una cosa generica, ma di una cosa ben precisa. Ci sono due tipi di stress, il distress e l'eustress. Il distress è lo stress negativo, lo stress che è derivato dall'ansia, dalla difficoltà, da una situazione a cui non ci piace essere. La preoccupazione per i soldi, la preoccupazione per il lavoro, le difficoltà magari nelle relazioni di coppie. Tutte situazioni legate a uno stress mentale, ai troppi pensieri, alle troppe difficoltà, che ti portano poi appunto ad aumentare la tensione e hanno una relazione negativa sul tuo organismo e sui telomeri. Abbiamo visto in un altro video, in cui troverai il link sottostante, come imparare a gestire questa situazione di ansia e di stress. L'altro tipo di stress si definisce eustress ed è quello che noi definiamo come qualcosa di positivo, una competizione, una situazione in cui ti metti in gioco. Come può essere adesso mi metto a sollevare dei pesi, voglio vedere quanto riesco a farne, o magari faccio una bella partita di scacchi e vediamo se riesco a vincere. Anche questi sono stress mentali o fisici, ma positivi, che ti portano poi a una reazione di adattamento e di miglioramento, sia a livello mentale sia a livello fisico, ma soprattutto anche del tuo DNA e del numero di telomeri che avrai nel tuo organismo. Anche il peso e il grasso corporeo sono direttamente correlati all'invecchiamento. Oggi sappiamo che non è semplicemente una questione di chili, di quanto pesi da un punto di vista assoluto, ma è importante anche di come è distribuito il tuo grasso a livello corporeo. Chi ha più grasso a livello viscerale, chi ha la pancia, ha meno telomeri e ha un processo di invecchiamento più precoce. Per cui non importa poi quanto pesi, ma è molto più importante che dove sono distribuiti i tuoi grassi. Due persone con lo stesso peso hanno delle aspettative di vita diverse e hanno un rischio di malattie diverse a seconda da dove sia il loro grasso. Quello molto magro e con la pancetta e con tanto grasso viscerale ha sicuramente una salute peggiore di chi invece ha lo stesso peso ma ha un grasso distribuito in modo uniforme. Per modificare il grasso corporeo sicuramente l'alimentazione è un fattore determinante. Quale deve essere quindi l'alimentazione ideale? È quella che va a combattere i tre processi di invecchiamento di cui parlavamo prima. Deve essere un'alimentazione che riduce l'infiammazione, riduce l'ossidazione e riduce la disidratazione. Per questo motivo è consigliabile evitare le sostanze ad alto contenuto di zuccheri, in particolare zuccheri semplici, e le sostanze pro-infiammatorie come la maggior parte dei cereali. Per quanto riguarda l'ossidazione, controllare perfettamente tutti i livelli di vitamine e minerali nel tuo organismo, che spesso e volentieri sono sotto la media, sono sotto i numeri consigliati e dovrebbero essere supplementati. Oltre allo stress e all'alimentazione, anche il sonno è essenziale per ridurre i processi di invecchiamento. Studi prospettici hanno visto che chi dorme 5-6 ore a notte ha il 30% in meno di telomeri di chi dorme 7-8 ore a notte. Questo dopo circa 20 anni. 20 anni di abitudini in questo modo risultano in un invecchiamento del 30% in più rispetto a chi invece dorme 7-8 ore al giorno. La difficoltà in questo caso è che dopo 20-30 anni è difficile riprendere l'abitudine di dormire più a lungo, quasi impossibile. Ma in questo caso quello su cui puoi lavorare è la qualità del tuo sonno, il fatto di avere un sonno più profondo, più riposante e che quindi possa ridurre questa perdita di telomeri e inizio di invecchiamento precoce. Nei prossimi video parleremo anche di quali sono gli aspetti da tenere presenti per migliorare la qualità del sonno e quindi ridurre l'invecchiamento. Parlando invece di esercizio fisico, la scienza ci dà delle ottime notizie. Ci sono tre tipi di esercizio fisico che non solo diminuiscono la perdita di telomeri e l'invecchiamento e quindi riducono la progressione dell'invecchiamento, ma addirittura aumentano il numero di telomeri. E questa è una notizia sensazionale se si pensa che fino a qualche anno fa
tutti credevamo che fosse impossibile aumentare il numero dei telomeri. Sì, sapevamo che certi processi potessero ridurre la perdita, ma che si potesse addirittura aumentare il numero dei telomeri era una cosa che non si credeva. Ecco, quali sono i tre tipi di esercizio che possono aiutarti ad aumentare il tuo numero di telomeri e quindi aumentare la tua aspettativa di vita e la tua salute? Ci sono tre tipi. Il primo tipo di esercizio è quello che si chiama in inglese HIIT, High Intensity Interval Training, allenamento ad alta intensità ad intervalli. Significa fare degli esercizi con degli intervalli di tempo stabiliti. Per esempio, 30 secondi di esercizio ad alta intensità, 30 secondi di riposo. E ripetere questo altalenarsi di esercizio e di riposo per 5-10 minuti fino ad arrivare a una soglia in cui produci tantissimo testosterone, che è molto positivo poi per ridurre l'invecchiamento. Se ti interessa capire meglio come funziona l'HIIT, l'allenamento ad alta intensità, faremo un video dedicato anche per quello. Il secondo tipo di allenamento è l'allenamento di forza con sovraccarichi. E questo va un po' contro quelle che erano le credenze fino a qualche anno fa. Se fino a qualche anno fa il consiglio era di farsi delle belle camminate, ma non esagerare coi pesi perché poteva essere pericoloso per le articolazioni, per le ossa, per i muscoli, oggi invece sappiamo che promuovere esercizi intensi anche con sollevamento di pesi grandi è molto positivo, sia da un punto di vista fisico perché vedrai il tuo corpo diventare più forte e più capace di sopportare, sia proprio da un punto di vista di aspettativa di vita e di riduzione delle malattie, perché un allenamento con i pesi aumenta appunto il numero dei telomeri. Il terzo tipo di intervento è quello basato sulla ginnastica dolce del tipo Qigong o yoga, fatto per 20 minuti tutti i giorni. Oltre a quello c'è un altro sistema molto curioso che però sembra portare anche quello dei benefici, e sono i cambi di temperatura, come passare da una sauna a una doccia ghiacciata o come farsi delle docce ghiacciate tutte le mattine. Questo stress positivo fa sì che le cellule ringiovanissino ed è stato dimostrato avere dei benefici anche sul DNA. Se guardassimo anche alla nostra salute in generale, uno degli aspetti da considerare per evitare un invecchiamento precoce è proprio quello della riduzione dell'esposizione alle sostanze tossiche di cui oggi siamo immersi. Dallo smog ai metalli pesanti contenenti nel cibo, a qualsiasi altra sostanza che può poi sedimentare e strutturarsi nel nostro organismo, trovare un sistema per eliminare queste sostanze sarebbe sicuramente consigliabile. Se da una parte ci sono dei tipi di depurazioni come quelle del fegato, dei reni o anche dell'intestino che possono aiutarti, dall'altra c'è un sistema che è estremamente semplice da applicare, che tutti possono applicare e che è utile ed efficace per ridurre le sostanze tossiche nel nostro organismo. Questo sistema è il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente, di cui poi approfondiremo in un altro video, è un digiuno che prevede che invece di riempire la tua giornata con pranzi divisi ogni 2 o 3 ore, come ci hanno sempre consigliato, di mangiare la stessa quantità ma in un intervallo di tempo molto più ridotto. Per esempio, se sei abituato a mangiare alle 8 di mattina, a mezzogiorno e poi alle 8 di sera, puoi mangiare esattamente le stesse cose, esattamente le stesse calorie, ma semplicemente in 2 pasti, magari fare solo quello delle 12 e delle 8. In questo modo tu rimani a digiuno per tutte le restanti ore del giorno, quindi tutta la notte e fino poi al pranzo successivo, saltando la colazione. Quando dico saltando la colazione non intendo dire che non mangerai quello che mangiavi a colazione. Lo potresti mangiare, ma sempre riducendolo a queste 8 ore di pasto. Perché è efficace questo sistema? Perché il tuo organismo, dalle 16 ore in poi di digiuno, inizia l'autofagia, ovvero non ha più zuccheri nel sangue su cui dover contare per produrre energia e inizia a mangiare tutto quello che si può all'interno dell'organismo, partendo dalle sostanze extra, le sostanze di scarto e le sostanze ossee.
E quindi questo meccanismo di autofagia è estremamente efficace e utile per eliminare tutte le sostanze tossiche che potresti aver accumulato in questi anni. Prima di metterti a fare dei digiuni estremi, dei digiuni casuali, aspetta di vedere il prossimo video legato al digiuno intermittente, in cui ti spiegherò meglio come poter iniziare questo processo e questo percorso. Per finire, anche a livello emotivo si possono avere delle influenze sulle cellule e sull'invecchiamento. Avere delle relazioni difficili, avere un poco supporto emotivo può portare alla diminuzione dei telomeri e quindi all'aumento dell'invecchiamento e delle patologie. In questo caso è difficile poi sapere come gestire, ma penso che sia una conseguenza anche di tutte le altre abitudini. Quando dormiamo di meno, quando mangiamo male, quando non facciamo esercizio, quando siamo ansiosi, abbiamo troppi stress mentali, e poi come conseguenza molto più facile avere anche delle relazioni tossiche, delle relazioni difficili, perché noi stessi non abbiamo l'equilibrio, la salute e il carattere per affrontare, per gestire le relazioni in modo sano. Facciamo quindi un riassunto. Ogni cellula ha un suo DNA e alla fine del DNA ci sono i telomeri. Questi telomeri sono delle sequenze di una certa lunghezza. A livello scientifico possiamo determinare se una persona è giovane o anziana a seconda del numero di telomeri. L'ottima notizia è che quello che fai tutti i giorni può determinare se i tuoi telomeri diminuiranno, rimarranno uguali o addirittura aumenteranno. La prima cosa che puoi fare è l'alimentazione. Favorire dei cibi antiossidanti, aumentare l'idratazione e ridurre i cibi pro-infiammatori come quasi tutti i cereali o i latticini. La seconda cosa che puoi fare è l'esercizio fisico. Esercizio ad alta intensità, esercizio con pesi o yoga o qigong tutti i giorni. La terza cosa da fare è il sonno. Favorire la qualità del sonno, cercare di dormire perlomeno 7 ore, 8 ore al giorno. Bagni di acqua gelata o comunque bagni con cambi di temperature da caldo a freddo allungano il numero dei telomeri. Fare del digiuno intermittente, che non significa per forza non mangiare per giorni e giorni, ma puoi iniziare riducendo il tempo in cui mangi. E per finire cercare di avere e di nutrire relazioni emotivamente appaganti e che non siano stressanti o difficili. Tutti questi cambiamenti possono determinare e modificare la tua età a livello del DNA, la tua età biologica. Avrai avuto esperienza anche tu di trovarti con 30-35 anni con cattive abitudini alimentari, con cattivi stili di vita, che magari non fanno esercizio fisico, fumano, bevono alcol, che hanno un'età biologica a livello telomerico di 45-50 anni, quindi 10-12 anni in più rispetto alla loro età anagrafica. Cosa diversa che puoi trovare anche tu, benissimo, persone di 40-50 anni che però hanno delle abitudini alimentari e delle abitudini di vita sane e possono avere un'età biologica e di DNA di 20-25 anni. L'ottima notizia è che il cambiamento e la messa in pratica di questi consigli può cambiare nel giro di poco tempo anche l'attuale età biologica e quindi tu tutti i giorni puoi volontariamente decidere che età avrai, decidere quale sarà la tua aspettativa di vita. Voglio sottolineare di nuovo, non parliamo solo di quanti anni vivrai, ma anche della qualità della tua vita e anche del tuo aspetto fisico. Non solamente vivrai più a lungo, ma saranno molti di più gli anni senza patologie. E oltre a vivere più a lungo, avrai anche un aspetto più giovanile, più sano e più bello. In quanto tempo inizierai a vedere i cambiamenti? I cambiamenti possono arrivare fin da subito. Se già inizi a modificare la dieta, a evitare cibi troppo zuccherati o cibi in cui la maggior parte delle persone sono intolleranti, avrai già diminuito i picchi di insulina e probabilmente ti sentirai più forte durante tutto il giorno, già dal giorno dopo in cui metti in pratica questi consigli.
Da un punto di vista biologico ci vuole qualche tempo, magari 6, 7, 8 mesi, perché anche la tua flora intestinale si modifichi in accordo alla tua nuova dieta, alle tue nuove abitudini, ma nel giro di un anno e mezzo potresti veramente essere una persona con 10, 15 anni in meno, nonostante quello che dica l'anagrafe, nonostante quello che sia la tua data di nascita. Queste informazioni sono veramente necessarie e utili a tutti e sono informazioni che avrei voluto conoscere 20 anni fa, 30 anni fa. Non importa però quanti anni tu abbia o quanti anni abbia io, perché l'importante è che se le mettiamo subito in pratica possiamo già invertire il processo di invecchiamento e vivere una vita migliore e più felice. Nei prossimi video quindi andremo a vedere in dettaglio i cambiamenti che puoi fare e te li spiegherò ancora meglio per essere più chiaro e più preciso. Ciao!